Allora siamo, sì, domani è la festa del papà, dice appunto Gabriele Paolini, che è qui a fianco a me, intanto si sta rifocillando. Siamo di fronte alla, alla lapide che di Pierpaolo Pasolini, che è la lapide, diciamo, nella, nella borgata in cui è vissuto, vedete, e qui vicino a Rebibbia, al carcere di Rebibbia, zona Rebibbia, a Roma, quella che prima era estrema periferia, ora non dico che è centro, insomma, però insomma siamo, siamo a Roma. Intanto il protagonista di questa, di questo colloquio è Gabriele Paolini, il tema è Gabriele Paolini, in particolare il libro scritto da, da Maria, Mari Rosa Barbieri, è una giornalista, una scrittrice, Mari Rosa, giusto Gabriele? Assolutamente sì. E che appunto, sì, il titolo del libro è L'ho amato, aveva 17 anni, edito da Lupi Editore. Editore. Sì, è un editore molto giovane, tra molto l'altro. Giovane. Di Sulmona. Si trova di Sulmona, sì, in Abruzzo, si trova in tutte, in le, tutte librerie. Le librerie. Laddove non è, dove non si, si trova, si può tranquillamente ordinare. Però io, non è stato casuale il fatto di averti invitato in questo spaccato di borgata di Roma, tra l'altro un cielo anche, è venuto fuori una giornata bella. La casa di Pasolini qual è? La casa di Pasolini è quella. Ti alzi un attimo, te ecco, ecco, si vede, eccola qua. E non so se quel primo, quella prima finestra aperta, quella seconda, che tra l'altro era in vendita. Io mi ero battuto con la mia famiglia per acquistarla e farla diventare un monumento, perché io trovo che qua dovrebbe esserci la fila dei giapponesi, dei cinesi per andare a visitare. Pasolini, che era un regista, scrittore, poeta, contestatore, politico, sociologo. Era un po' di tutto. È manco. Morto, aiutami, io lo conosco poco sinceramente, morto o ucciso, giusto? È stato brutalmente ucciso. Brutalmente ucciso. La storia dice da Pino Pelosi, ma insomma, io aggiungerei, ne hanno ampiamente riportato anche i libri e i film recenti. In che anno fu, è stato, fu ucciso? 1975, avevo un anno di vita io. Benissimo. Bene, andiamo subito. All'Idroscalo. Gabriele, scusa se io ti porto un attimo al tema. Il libro. Allora, un libro che parla di te. Beh, è una biografia. Forse gli aspetti più importanti di te, quindi oltre che alle contaminazioni, disturbi televisivi, anche a delle vicende personali. È una sfida, perché fare un libro, una biografia su Paolini e il titolo L'ho amato, aveva 17 anni, con un sottotitolo evidente, che Gabriele Paolini racconta il suo amore per Dani, è una sfida, perché questo sarà difficile. Una sfida a chi? È una sfida alla società, perché alla siamo società. Nel 2016, il problema adesso, al di là del processo, e oggi non ne voglio parlare, perché nel libro si parla tanto del processo, il significato di Mari Rosa Barbieri e di Lupi Editore è proprio quello di cercare di dare la possibilità al sottoscritto di voltare pagina. Siamo davanti a un libro e quindi voltare la pagina credo che sia la frase più significativa in questo momento della mia vita. Paolo, io ho bisogno di fermarmi un attimo, e quindi il Paolini televisivo che urlava con il megafono, che si spogliava, deve essere momentaneamente, deve sedersi con più tranquillità su una panchina e spiegare che cosa c'è dentro, perché proprio ne sento una necessità. E il libro ha questa presunzione di togliere tutta una serie di pregiudizi che attorno a Paolini, ma anche, guarda caso, ci accomuna non solo il cognome, togliamo una S, eccolo qua, però voglio dire, ci accomuna tutta una serie di percorsi, tra i quali anche quello di aver, nel caso mio, amato una persona decisamente più giovane di me, quindi moralmente potrei essere oggi criticabile come un domani, perché comunque la differenza di età c'era, c'è, ci sarà sempre, ma sappiamo che Pasolini è stato anche ampiamente criticato quando era in vita, ha avuto anche una serie di processi, proprio perché lui aveva l'abitudine di frequentare persone molto molto giovani. Però siamo su paralleli un pochettino diversi, perché lui non ha mai avuto, per quello che io so, una storia ufficiale con un ragazzo molto più giovane di lui. Nel caso mio, tutta la vicenda che è nata in maniera dolorosa, anche un po' con questo famoso autogol delle fotografie, che ha fatto scoprire questa dimensione, questa fragilità che ho avuto nel conoscere, nel frequentare anche a livello intimo Dani. Ma parliamo della biografia. Perché dicevo sfida? Perché trovare anche delle collocazioni di
presentazione del libro di Paolini non è stata cosa facile e non sarà cosa facile, perché c'è ipocrisia. È un argomento, Maria Rosa Barbieri parla anche in generale di quelle che sono le realtà legate ai capi di accusa che io ancora ho in questo processo, e quindi Paolo, è tutto molto complicato. Calcola, ti do questa piccola esclusiva, che quando abbiamo dovuto presentare in anteprima assoluta a Sulmona il libro, prima di trovare la foyer del teatro Maria Caniglia che ci ha ospitato, il teatro principale a Sulmona, so che l'editore ha avuto delle difficoltà, cioè in qualche libreria dicevano: eh sì, però Paolini è scomodo, che cosa farà? È stata una giornata tranquillissima, io sono stato molto contenuto, c'era anche mia madre, mia sorella è venuta alla presentazione, tutto è andato diciamo per il meglio. Fammi cogliere l'occasione, visto che ci rincontriamo, nel lanciare anche attraverso questo video un mio desiderio, che è quello di, e così magari anche per poter trovare eventualmente qualche personalità da intervistare, faccio riferimento anche a questo video che facciamo. Quello che è il mio interesse oggi è raccontarmi attraverso un'immagine, perché no, anche televisiva, che può fluire anche su internet, di Gabriele. Cioè, nel senso, per 20 anni la gente ha avuto abitudine di vedermi in una certa maniera. Sicuramente è stata una mia scelta, Paolo, quella di irrompere e rompere e scardinare lo schermo. Ma adesso ho bisogno di voltare pagina, come detto prima, e la biografia sicuramente mi dà un trampolino di lancio, perché racconta anche la mia vita quando andavo a scuola, la mia passione per il cinema, i miei incontri con Fellini, con i grandi registi. E proprio sul tema del cinema vorrei tentare di tracciare un percorso di strada con chiunque voglia darmi questa possibilità. Quindi mi viene in mente uno su tutti, sono Vittorio Sgarbi, che è una persona che mi affascina, perché è un uomo comunque di cultura, un uomo che ha sfidato la società, che l'ha provocata, un uomo come Marco Pannella, che nella politica ha fatto un percorso simile di rottura di schemi. Ecco, quindi sarebbe interessante, credo, sederci, magari non su una panchina, con queste personalità e dialogare sulla loro vita, su argomenti che possono essere quelli anche attuali, più gettonati, e perché no, cercare di trasformare il Paolini rivoluzionario disturbatore in qualche cosa di più contenuto.